Ed è Metropolis Calcio, ben trovato. Ciao Luciano Buon Rindone. var a tutti. Buon vara a te e a Nicola Binda, Gazzetta dello Sport, ben trovato. Io resto banale, vi faccio solo un buon anno a tutti, visto che Buona. al debutto del 2024, Sì. quindi È vero. non sono così pungente come Luciano, dai, diciamo. Vedremo se lo saranno i nostri telespettatori che possono chiamarci allo 0243 43 34 34 e parlare di questo caos VAR. Noi abbiamo scritto nel nostro titolo: è un periodo difficile per gli arbitri, eh? Sì, non è facile in generale neanche per le squadre, visti i nervosismi. Sentiamo cosa ne pensano. Buongiorno. Buongiorno Stefania, sono Michele. Ben trovato, prego. Ecco, io vorrei fare una domanda ai due giornalisti, immagino. Secondo voi, quanto può andare avanti che dei allenatori normali, o comunque vengono dalla gavetta, possono gestire delle squadre fatte da miliardari? Da Tipo, facci un miliardari, esempio, non abbiamo il capito più bene. povero è miliardario. Quanto Sì. tempo penso che una persona normale possa gestire un gruppo di 11 miliardari? Vorrei sapere le cose. Io non farei niente, non ubbidirei e farei i cavoli miei. Cercherei di godermi la vita, non so voi, se Grazie avete una Michele, tragedia di vita, ciao. allora così. Buongiorno. Buondì, cioè lui dice i giocatori, quando tu alleni dei talenti che vanno a prendere quelli, è un Leao, cioè come, perché Leao dovrebbe bastarti ad Non lo ascoltare? so, perché L'ha chiesto a voi, io mi anche sono. l'allenatore è milionario comunque. Se alleni milionari vuol dire che anche tu comunque almeno un milioncino all'anno te lo porti. Non ho Sono capito io la curiosa di domanda. sapere cosa pensa Binda, che un po' ride sotto i baffi che non ha. Guadagna come Leao, Binda. Sì. Sì, più o meno. Più o meno. No, allora siamo nella filosofia calcistica Sì. oggi, siamo nel, È non siamo l'8 nel terra-terra. gennaio, non è che possiamo No, fare. non siamo nel terra-terra del VAR, degli No. arbitri, quelle mani. No, è che sono tanti miliardari, però non sono miliardari che vivono per conto loro, fanno parte di un gruppo di lavoro che si chiama squadra di calcio in questo caso, e quindi devono sottostare a delle regole. Se non sottostanno a queste regole, quando scade il loro contratto, difficilmente ne avranno un altro. Quindi devono ogni volta dimostrare di meritarsi dei contratti migliori e quindi devono anche comportarsi in una maniera idonea, se no puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma non vai lontano. Quindi Ma voi siete sicuri? Perché allora nella filosofia, cioè questa è una bella storia, però anche certi giocatori che hanno dei modi di fare, magari puntano i piedi. ci sono quelli che fanno carriera e quelli che poi non fanno Tu carriera. dici poi non Comunque la fanno risposta di carriera, Binda sì. credo sia impeccabile, non c'è nulla da Vabbè, aggiungere. allora prendo un'altra telefonata, pronto? Stefania, Buongiorno, mi immagino fa che. parlare mezz'ora sul VAR? Prego. Allora, qui stiamo arrivando all'assurdo. Questo gioco del calcio, che più gioco non si può più definire perché ormai è tutto che tranne un gioco, io penso che stiamo arrivando veramente alla fine del gioco più bello al mondo. Perché se i nuovi calciatori devono camuffare o mettersi, diciamo, in una condizione per poter poi far sì che il VAR gli dia ragione, siamo veramente alla follia. Cioè, questa la dice lunga su cosa sta diventando questo benedetto calcio. A parte che non voglio poi toccare quello che c'è dietro, i grandi interessi, soprattutto quello che c'è dietro in questi interessi. Vi saluto Un carissima! saluto, ciao! Allora, diciamo che qui uno dei primi contatti, no, veramente concreti con l'intelligenza artificiale, col VAR, ci sta facendo veramente discutere. Sì, io vorrei Cosa ti arrivare. porti da questo nuovo stadium Allora, che. c'è da dire intanto che il VAR ce lo hanno.
imposto tra virgolette come un aiuto dell'arbitro e non come moviola in campo. Se vogliamo parlare direttamente dell'episodio di Inter Verona, quello di Bastoni Duda, io andrò controcorrente, mi prenderò gli insulti di tutto e dico, per come è stato utilizzato il VAR e per tutte le immagini che abbiamo visto, comprese quelle più dettagliate che non sono quelle di DAZN, diciamo, quelle della Lega, bensì quelli dallo stadio, si vede chiaramente che quello è un intervento non, secondo me, da VAR, intanto perché non era fallo, al massimo puoi ammonire i due giocatori perché non c'è stato un gioco violento, quindi una gomitata e il giocatore deve essere espulso. Sono stati due giocatori che se ne sono date, Bastoni ha spinto, quell'altro è andato lì in maniera provocatoria con la palla tra l'altro lontano, per non parlare della simulazione di Duda. Quindi se questa deve essere la moviola in campo, cioè il VAR, vuol dire che tu ogni trattenuta, ogni spinta o qualcosa che succede anche dall'altra parte del campo lo devi sanzionare, quindi non si gioca più a calcio. Quindi per me il VAR, se dobbiamo fare i titoloni dei giornali o se dobbiamo parlare del VAR come strumento non utilizzato, allora dobbiamo citare i gatti col Napoli, altri interventi di gatti della Juventus, su altre partite di squadre medio-piccole in cui succede di tutto ma non si viene a creare questo scandalo VAR come è avvenuto per la prima in classifica, ma mi sembra inevitabile per la risonanza che ha l'Inter, evidentemente succede. Vorrei succede usare questo. Il VAR per rivedere le facce di Binda se, durante... Se la, devi la, spingere la... un giocatore, non è neanche è una spinta, si vede tra l'altro dalle inquadrature che ci sono su internet, non voi. Dalle immagini della DAZN. Mi sto caricando. Ti stai caricando. Perché, perché è un fatto soggettivo, come diceva Allegri ieri, il VAR deve essere un fatto soggettivo, cioè è un fatto soggettivo. Quindi per me è fallo, per te non è fallo, e quindi chiusa lì. E quindi siamo punto a capo. Binda? Sì, detto che il designatore ha ammesso che quello era fallo, quindi i responsabili sono stati incazziati sicuramente, sì. No? Perché il designatore ha ammesso che quello era un intervento da sanzionare. Però il VAR, il VAR è l'arbitro e la VAR è lo strumento. La VAR è stata introdotta nel calcio per cercare di aiutare gli arbitri, visto che noi vediamo le partite magari in televisione e vediamo delle cose che gli arbitri dal campo non vedono, questo strumento serve per aiutare gli arbitri a rimediare davanti ad errori macroscopici che possono sfuggire, no? Perché sicuramente le immagini ti aiutano a rimediare a un errore. Il problema è che la VAR da strumento di aiuto è diventato uno strumento che va a cercare il pelo nell'uovo, soprattutto in Italia, all'estero no. Allora, se vai a cercare il pelo nell'uovo, lo devi cercare in ogni azione, in ogni gol, in ogni partita di Serie A e di Serie B dove c'è la VAR. E quindi, così facendo, rischi di l'80% dei gol di farli annullare, perché un quarto d'ora prima c'è stato un falletto a centrocampo. E allora è un uso smodato, esagerato, fin troppo scientifico di quello che deve essere uno strumento di aiuto, che se tu vedi uno in fuorigioco di un metro che ha l'occhio nudo può esserti sfuggito, lì la VAR ti aiuta, ma usata così, con questa meticolosità, precisione eccetera, ti può andare a scovare l'errorino che ci sta, ma al tempo stesso ne perde 100, perché in ogni azione c'è sempre la magagna che può saltar fuori. Quindi andrebbe usata in maniera più soft, in maniera più solo per i grandi episodi. Ma intendevo questo, ma infatti poi fosse stato in possesso del pallone Bastoni o Duda, a quel punto avrei potuto capire. Però lì non si sta parlando neanche di gioco violento, perché non è stata una gomitata in viso, è stata una spinta quasi ad allontanare il giocatore. E c'è un'inquadratura molto chiara che arriva dagli spalti, in cui non c'è la gomitata sul volto, il giocatore che cade a terra con le mani in volto, cioè anche Duda è rimasto a terra. 20 secondi per un intervento che non ha mai subito. E allora di che cosa stiamo parlando? Io vi stavo ascoltando, sì, allora, intanto leggevo anche i messaggi. Verona, proprio il Verona di mezzo, Juventus Verona, venne annullato un gol alla Juventus per un fallo che non era poi neanche fallo, perché l'avversario era stramazzato a terra come se gli avessero sparato, e lì invece è stato sanzionato. Quindi il fallo di Bastoni, che a logica nessuno pensa che sia un fallo, evidentemente sono d'accordo con te, ma se il metro di giudizio è quello di andare a scovare anche il pelo nell'uovo, allora lo devi trovare sempre il pelo nell'uovo. Infatti per me l'errore è stato in Juve Verona, non in Inter Verona. L'errore è stato annullare il gol della Juve.
e anche in altri 100 episodi simili, certo. Qui hanno guarda anche Sassuolo Fiorentina, certo. Sono stati annullati dei gol che nessuno si è accorto sul momento. Ma chi è che la deve decidere questa cosa? Perché va decisa a priori. Ma quest'estate si era detto e limitare i rigorini, perché il rigore è una massima punizione, è una cosa grave. Sì. Tu il rigorino vedi, non puoi andare col centimetro, col microscopio a scovare l'impercettibile tocco di mano. Pensa al Milan ieri, dieci anni fa non era mai rigore perché non se ne sarebbe accorto nessuno. E allora la VAR, se utilizzata così, diventa uno strumento pericolosissimo, perché ha ragione Allegri. Allora io a livello soggettivo, per me è fallo, per te non è fallo. Hanno ragione tutti. Allora poi c'è un giudice dell'arbitro che stabilisce, alla fine deve essere sempre l'arbitro a stabilire. Quindi anche i designatori a me possono venire a dire che quello è fallo, ma per loro è fallo, per me no. Poi magari loro sono arbitri e ne capiscono più di me, ma questo resta soggettivo. Allora, meno male che ci sono quelli che ragionano. Complimenti ai vostri giornalisti, quindi sono d'accordo da casa. Questo ti fa l'Inter. Valerio, sulla finta di bastoni tutti invocano il VAR e nessuno sottolinea che a dire di Fabbri, Duda si alza e mi guarda, il giudizio in campo stavolta non vale? No, poi ci hanno detto anche che molte volte deve essere l'arbitro a stabilire l'entità di una spinta, di un intervento, quindi se, a meno che non ci sia un errore macroscopico, a quel punto deve andare al VAR per rivedere l'episodio e magari cambiare idea. E qui l'arbitro ha visto, ha valutato, quindi da quello che ci hanno spiegato in altre migliaia di interventi VAR, il VAR non poteva intervenire. Cioè doveva intervenire soltanto perché ha fatto gol il giocatore. Se l'arbitro ha visto e ha valutato lui che secondo lui non era fallo, gliel'ha detto con un silent check, ha detto no, sì, non è fallo, quindi giochiamo. Telefonata! Se l'arbitro ha visto lui. Da Lissone chiamano sicuramente. Non so, pronto? Sì, pronto, buonasera, sono Mauro da Milano, milanista. Ben trovato. Allora, visto che il VAR comunque... Già l'essere umano è l'essere umano, ma un computer non potrà mai valutare l'intenzionalità. Per ora. Per ora, capite? Per ora, però... Visto ma infatti, ora, non la valuta l'intenzionalità al computer, sì, della VAR. Comunque sia, chi sia l'arbitro o il VAR o chi per esso, se si crea tutto questo scompiglio, io direi di fare un attimino un po' di retromarcia, dare una tolleranza a tutte le situazioni dubbie per tutti, e probabilmente con passare del tempo, quando poi riuscirai a perfezionare le cose, fai le cose millimetriche, perché io mi ricorderò sempre quel gol annullato ai Cardi, però forse era un centimetro, ma forse neanche, dai, non si può, c'era un minimo di tolleranza, ma dove siamo arrivati? Vabbè che c'è di mezzo i soldi e guai se non è tutto perfetto, però se la perfezione è imperfezione e crea problematiche, comunque sono tutte discussioni ormai che vanno avanti da mesi, direi di tirare un attimino in remi in barca, a dare una tolleranza. Questo va bene, grazie, un saluto. Allora vi devo un attimo lasciare, andiamo in pubblicità, dopo vi leggo i messaggi, andiamo, vi porto in pubblicità con me tra poco. Eccoci in studio. Allora, i messaggi: il VAR dovrebbe servire per palla dentro sì, dentro no, fuori gioco sì, fuori gioco no, tutto il resto giudica l'arbitro nel mentre e basta, dice Joe. E poi Mirko: la tecnologia è stata introdotta per correggere gli errori, quello che fa imbestialire quando un arbitro commette un errore e il VAR non lo corregge è che comunque gli esponenti vadano a parlare di bravura, sì, e lavoro però dentro. Qui c'è sempre l'idea italiana del complottismo, del sistema e delle cose. Allora, ripeto, alcuni episodi come quello di Bastoni sono soggettivi, secondo me, anche se la maggior parte delle persone dice che quello era fallo, per me. Quindi il VAR, come l'arbitro in quel momento in campo e quello a Lissone, hanno stabilito che probabilmente che quello non era fallo. Sì. Quindi la tecnologia non chiarisce gli errori e deve essere sempre un ausilio per l'arbitro, che poi stabilisce se una cosa è bianca o se una cosa è nera, quindi è sempre l'arbitro poi a stabilire se c'è un però Luciano, vedi, allora, detto che sono d'accordissimo con te sul fatto che i complotti così li lasciamo stare a Stephen King e a chi ha una visione immaginaria del mondo e del calcio, lasciamo stare i complotti, io dico solo che serve una
univocità, una linea guida come dire, dritta, uguale per tutti. Purtroppo si è presa una piega così certosina, così precisina, così che dalla quale non si può una volta tanto derogare. Sono d'accordo con te, quello di Bastoni poteva anche non essere considerato fallo, ma se tu hai preso quella linea lì che ogni colpo di tosse lo vai a sanzionare, devi sanzionare anche quello. Il problema è lì, il problema è che se gli arbitri italiani facessero come gli stranieri, che sono più scarsi dei nostri in media, ma se gli arbitri italiani come linea guida intervenissero solo davanti all'episodio chiaro e clamoroso che è sotto gli occhi di tutti, allora non ci sarebbero questi problemi. Ma se vai a metterti nei guai da solo perché vai a scovare ogni cosa impercettibile, allora devi trovarle tutte, non puoi trovarle una volta sì, una volta no. Se la linea è quella, devi sempre seguirla, non puoi per l'interno una volta sì, una volta no, perché poi sembra che gli fai un favore. È quello telefonata, il pronto? Pronto. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, auguri buon anno. Buongiorno, auguri buon anno. Nel principio, sono Luigi da Bergamo. Buongiorno Luigi, buon anno. Vorrei dire al signora lì che ha sui capelli come me, se Bastoni faceva la coppa, veniva squalificato, gli davano il rosso, perché prima erano tutti e due che si attaccavano, poi lui gli ha dato una gomitata, anche se ce l'ha data leggera, ma ha reagito. Lì è antisportività. Io ho giocato al pallone e so come sono i calciatori. Poi un'altra cosa, ma il fallo che hanno fatto con Genova, con due mani sulla schiena, ho sentito voi giornalisti dire è un falletto, no, uno io che no. Spinge con due mani, mai detto. Fallo, ho detto che era fallo netto. Grazie. Poi un'altra cosa, come fa a mettere dentro l'Inter con 800 milioni di debiti? E non dovevo, io chiedo a me, dovevo chiedere ai tribunali, alla UEFA. Come il Parma, come a Chievo, ma non a Chievo, per le squadre di piccole. La regina. Sono casi un po' diversi. Sono casi diversi. Intanto salutiamo, ringraziamo e rispondiamo, sì. No, diciamo che ci sono i debiti, ma ci sono anche delle proprietà con delle garanzie, insomma. Quindi i casi sono un po' diversi. Di sicuro, stia tranquillo che se non vengono rispettate le regole, cioè avere i debiti non è una discriminante che ti fa escludere. Ogni società ha dei debiti, tutte le società hanno dei debiti, quindi non dovrebbero essere escluse tutte, perché non è questione di un euro o 100 miliardi di euro. Se uno ha dei debiti non dovrebbe fare il campionato secondo questa logica. In realtà c'è un rapporto tra i debiti, le proprietà e i crediti che ti consente di andare avanti. Quindi Non facciamo confusione tra le aziende che falliscono e quelle indebitate e che pagano i debiti, che sono due cose diverse. Se quello con i capelli sono io, Binda, quello con i capelli. Come i suoi, dipende come i suoi. Non sappiamo. Ma non ho capito che cosa avrei detto io su cosa. Mi no, forse ce l'aveva con me. Forse ce l'aveva con me. Stavo cercando di capire. Capelli, quindi. Ciao, allora, ciao da Greta. Quando gioca Inter controllano tutto. Per Juve e Milan vanno tutti al bar oppure non funziona. No, ma neanche questo discorso. Cioè, una cosa devo dire, Nicola, comunque, dei vari titoli dei quotidiani di ieri, campioni d'inverno, cima tempestosa, il VAR aiutino, eccetera. Comunque, è vero che questa partita magari è stata... No, sì, però ci sono stati molti casi in altre partite che riguardavano altre squadre, grandi o piccole, in cui il VAR si è comportato non in maniera giusta in base a quello che è stato detto come in Inter Verona. Di sicuro questo caso VAR di Inter Verona ha creato comunque un aspetto mediatico talmente ampio che adesso si parla solo di questo. In altre circostanze, Juve-Napoli non si è parlato di Gatti, non con questi titoli di Gatti, no, che magari meritava l'espulsione e il VAR non è intervenuto. Ma sai, anche in Cosenza Cittadella c'è stato un episodio da clamoroso, però obiettivamente è un po' più interessante quello che succede all'Inter per capolista in Serie A di quello che succede a Cosenza Cittadella o
o no, è che mettendo insieme A più B sembra quasi che A sia capolista per B, che è il VAR. No, è che poi per carità anche noi abbiamo fatto una trasmissione ieri su questo episodio. Sì, ma però, è l'argomento del giorno. Però il VAR finisce nel mirino in base all'importanza della partita o del clamore del gol al 94esimo, ecco. Sì, ma vent'anni fa sarebbe finito nel mirino l'arbitro, non cambia nulla. Ecco, l'arbitro sbagliava, in televisione noi vedevamo tutti che era un errore e allora dicevamo aiutiamo l'arbitro con la tecnologia. Adesso con la tecnologia gli arbitri sono andati a complicarsi la vita, a rovinarsela da soli, perché anziché aiutarli la VAR li mette in difficoltà, perché li fa andare a cercare il pelo nell'uovo, ripeto, e quindi se vai a cercarlo una volta devi cercarlo sempre, e se lo cerchi sempre trovi 90 volte su 100 un problemino in ogni azione. È lì il problema, e bisogna tornare indietro, usare la VAR solo per gli errori macroscopici, quelli che all'arbitro possono sfuggire e che invece in televisione abbiamo visto tutti. Quindi gli arbitri dovrebbero un attimo, chiaramente a stagione in corso è impossibile, ma dall'anno prossimo cercare, come abbiamo promesso già quest'estate, di limitare l'intervento solo ai casi più eclatanti. La verità ce la dirà Stefania. Sì. Ora, Stefania, per te quello era un intervento falloso di Bastoni? Andava annullato il gol dell'Inter? No! Oh, e basta! Non voglio sentire nessun altro. No, Juanito sui social scrive: stamattina tutti belli allineati a giustificare, minimizzare la gomitata di Bastoni cercando... No, sono tutti allineati ad attaccare. Ognuno legge i suoi, fanno finta di scandalizzarsi per il cartellino rosso di Gatti che esiste soltanto nel loro cervello. Vabbè, ah sì, il pugno a Kvaratskhelia non è gioco violento? Il vostro cervello mi sa che un po', ecco, durante le feste è un po' andato, No, vabbè, ma allora parliamo di danza classica se usiamo la VAR per ogni contrasto, veramente è finito il calcio. Ripeto, per il metro utilizzato quest'anno, il fallo di Bastoni andava sanzionato, tanto è vero che il designatore Rocchi ha ammesso quello è stato un errore. Però se in Italia si usasse un metro un pochettino più blando e leggero, solo per le cose più eclatanti e non per gli episodi discutibili, non ci sarebbero tutti questi problemi. E quindi oggi siamo peggio di vent'anni fa, quando tutti protestavano: ci vuole la tecnologia, ci vuole la... E allora l'avete avuto la tecnologia, siamo riusciti anche a complicarci la vita. Meglio per noi che almeno si discute e ne parliamo così, però obiettivamente... Va bene, io stavo guardando, Marotta League è di tendenza su Twitter. Infatti, da quando Marotta e l'Inter ha vinto uno scudetto, la Juve 2, il Napoli 1, il Milan 1, forse quest'anno è la Marotta League, lo è diventata quest'anno casualmente con la finalista di Champions che è prima in classifica e credo anche meritatamente, ecco. Se no, se poi vogliamo dire che l'Inter è prima in classifica per errori arbitrali, vabbè, possiamo dire tutto allora. Allora, intanto stanno scrivendo, ciao. No, certe cose si dicevano anche della Juventus vent'anni fa, della Juventus di oggi, così. Allora, se stiamo a guardare queste cose, allora possiamo... Io penso che il campo non si vincono mai i campionati perché un arbitro ti dà un rigore che non c'è mai. Io penso che i meriti del campo siano superiori ai presunti torti o favori arbitrali. Vorrei sentire cosa ne pensa Binda delle FIGC che ha aperto il proteggimento contro il DS Sogliano, scrivono. L'ha aperto la Procura federale, sì, perché Sogliano dopo la partita ha fatto delle dichiarazioni in cui ha contestato quella decisione. Una cosa normalissima. Quando un tesserato dopo una partita fa delle dichiarazioni che vengono considerate lesive e offensive, si apre un procedimento e andrà incontro a un'ammenda, insomma, ma è normale, non ci vedo niente di strano. Va bene, ricordiamo che tra l'altro la situazione, oltre che tutto questo caos del quale possiamo parlare anche fino alle 14.30, quindi voi continuate a scriverci, non vogliamo certo cambiare argomento, però visto che per lo scudetto si parla di derby d'Italia, vogliamo affrontare anche questo con un Milan che è nel mezzo, quindi voi chiamateci pure per le vostre considerazioni e domande, però io vorrei sapere da
voi cosa ne pensate almeno di questo duello Juventus-Inter? Beh, sarà curioso capire cosa succederà da qui fino al 4 febbraio con l'Inter che andrà in Arabia a giocare la Supercoppa, quindi sarà una corsa condizionata dai punti in più della Juventus probabilmente e da quelli in meno dell'Inter, quindi condizionata dalle una o due partite in meno dell'Inter, adesso non ricordo. E quindi secondo me la svolta arriverà in questo mese, fino allo scontro diretto, e credo che sarà comunque una corsa a due tra Inter e Juventus, anche perché l'Inter e Juventus in qualche modo riescono a vincere. Adesso qualcuno potrà fare ironia sull'Inter in qualche modo, sì, nel senso che però fino all'ultimo, ecco, anche soffrendo alla fine portano a casa il bottino pieno. Il Milan anche ieri, nonostante abbia vinto con l'Empoli, mi sembra una squadra che ha qualcosa in meno da dire rispetto a queste due, e quindi credo, tra l'altro la curiosità è che ieri Inter, Milan e Juventus le prime tre hanno affrontato le ultime tre in classifica, ecco. Forse quella che ha vinto meglio è stato il Milan, però comunque io penso che Inter e Juventus in questo momento arriveranno fino alla fine. Allora, lasciamo un po' di suspense per la risposta di Binda. Vi chiedo intanto, visto che andiamo in pubblicità, di chiamarci sul numero che vedete in rosso, perché quello in verde è solo per gli sms, non possiamo prendere le vostre telefonate. Tra poco. Aspetta. Eccoci in studio, allora grazie per l'attesa, mi raccomando, allora chiamateci sul numero in rosso. Siamo riusciti ovviamente a ripristinare il tutto. Nicola, dacci il tuo parere su questo derby d'Italia per lo scudetto, considerando anche quello che voi scrivete sulla Gazzetta, cioè Juve Allegri a 13 bomber. Così sì, diventa un valore aggiunto. Non puoi andare contro i colleghi. No, no. È anche vero che l'Inter ha trovato un bomber nuovo, perché Frattesi finalmente è riuscito a essere decisivo. Finora è stata una presenza abbastanza marginale nell'Inter, invece è un giocatore di talento che adesso si sta rivelando decisivo anche lui. Al tempo stesso però la Juventus continua a trovare forze nuove, ha trovato anche il gol di Iling Junior, ha lanciato Ildiz, insomma trova in casa quelle energie che il mercato di gennaio non le può dare, a meno che non arrivi adesso già Loma, insomma è un difensore, non è niente di decisivo davanti. La Juventus è stata brava negli anni col progetto Under 23 a costruire dei giocatori che adesso si rivelano utili non solo sul mercato per essere ceduti, per garantire liquidità al club, ma anche per la prima squadra. Quindi Allegri ha tante forze, quindi nella fase cruciale del campionato, sia fra febbraio e marzo, Allegri, che avrà solo quello a cui pensare, a parte la Coppa Italia che insomma è temporanea, però la Juve avrà solo quello a cui pensare, mentre invece l'Inter avrà la Supercoppa, i recuperi del campionato, la Champions, insomma l'Inter sarà molto molto ingolfata in quel periodo, e quindi è lì sicuramente che si deciderà tutto. Il fatto che Allegri basta rimanere agganciato all'Inter, sperando che poi l'Inter con quella intensità di partite inciampi e perda quei punti che gli consentano il sorpasso, quindi sarà lì veramente la chiave di tutto. Ripeto, la Juve che ha una rosa organica e ricca, l'Inter che invece ce l'ha ma non davanti, dove non riesce a trovare delle alternative valide a Lautaro e a Thuram, poca freschezza tra virgolette, perché comunque sta lanciando questi giovani. L'Inter molte volte come riserve a inizio campionato pure aveva i Cuadrado, i Sanchez, i Arnautovic, quindi giocatori che magari più esperti, ma magari anche con più di qualità rispetto ai giovani della Juventus. Comunque noi, la Juventus è l'esempio di calcio del futuro in Italia, che però in altri campionati come la Spagna, no, sono una consuetudine anche di squadre come Barcellona, Real Madrid, il fatto di sfruttare la cantera e di lanciare questi giovani. Adesso la Juventus ha avuto un budget per costruire negli anni l'Under 23 superiore a molte realtà del calcio italiano, quindi adesso si vedono i frutti. Però non si può dire che la rosa della Juventus, secondo me, adesso vedendo i fuori in campo, sia tanto inferiore a quella dell'Inter. È diversa, è strutturata in maniera diversa, ma per giocare soltanto il campionato diventa una rosa assolutamente competitiva, e anche la Scudetto. Poi se Ildiz, Iling Junior sono dei nomi che non riscaldavano i cuori dei tifosi, questo è un altro discorso. Sono giovani bravi che avranno un futuro e che in questo momento possono dire davvero dare qualcosa di comunque decisivo. Riscaldare i tifosi è fondamentale. Adesso prima tu parlavi, scusa, sono
stato bravo? Sì, ho ascoltato tutti sicuramente i tifosi, no. Ma prima Nicola, tu, io ho sorriso perché mi hanno mandato dei messaggi, ci hanno ricordato Çalhanoğlu che copriva le mutande di Frattesi, che nell'entusiasmo è rimasto. Beh, in effetti, non è stata una bellissima immagine. Ma è stata simpatica, dai, sì. Sì, vabbè. Sì, no, per carità, va bene tutto. E bene poi, tutto, cioè, tra i... Direi anche emblematica del finale di partita dell'Inter, quel palo, l'immagine di Frattesi emblematica. Diciamo. È stato il colpo del maestro. Ecco, nel mentre, appunto, diciamo, dalla parte la Juve, dalla parte l'Inter, con i due organici più o meno che possono piacere, appunto, scaldare l'animo dei tifosi, ma comunque... più o meno allo stesso livello, e poi il Milan nel mezzo, dicevamo, dove si posiziona. No, ma scusami, sì. per chiudere il discorso, sì. Un conto sono le strategie delle società che pianificano una stagione e fanno delle scelte tecniche, poi c'è il campo che deve confermarle o bocciarle, certo. E qui c'è da dire che sì. Il campo ha bocciato alcune scelte tecniche dell'Inter, perché Sanchez e Arnautovic non si stanno rivelando per niente all'altezza dei due attaccanti titolari, tant'è vero che adesso Inzaghi vuol far giocare Mkhitaryan in attacco, no? Quindi un conto sono le tue idee, e poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. La Juventus invece sapeva di avere in casa diversi talenti arrivati dall'Under 23, certo. Poi tra il fatto di essere delle promesse o diventare delle certezze te ne passa, invece adesso soprattutto Ilbiz, ma anche il Junior e gli altri possono garantirti della qualità, cosa che tu puoi immaginare, poi non è detto che succeda, sì, sì. L'Inter si immaginava di poter far riposare, far fare un weekend al mare a Lautaro e cavarsela con Arnautovic, e invece ha capito che non è la stessa cosa, quindi sono cose che però non puoi prevedere prima, perché tu pensi di aver fatto tutto bene, poi però il giocatore che va in campo è un uomo e non è detto che sia però perfetto. Uno si rende conto di avere in mano Ilic, Ilic Junior o i Miretti o questi giocatori, poi è chiaro che la testa di un calciatore, i piedi possono essere in un modo, la testa in un'altra, quindi da talento diventa un giocatore come tutti gli altri. Nell'Inter invece si sapeva che comunque se vai a riprendere Sanchez l'ultimo giorno di mercato, se vai a comprare Arnautovic perché non riesce a prendere Taremi o qualcun altro, lì sono strategie dell'ultima ora, ecco. Ma se tu hai un giocatore di 30 anni dovrebbe essere una certezza. Il ragazzo di 20 anni dici: se lo lancio in prima squadra davanti a 40.000 spettatori a giocare contro l'Inter o contro il Milan, cosa fa? Se la fa sotto oppure se la gioca? È un incognita, sì. Non puoi saperlo prima. Tu ti aspetti che invece un giocatore di 30 anni che ha giocato 300 partite in Europa, nel mondo, che ha un'esperienza tale, vada in campo e sappia fare il suo. Invece, da questo punto di vista, la Juventus ha avuto molte più risposte positive, certo, di quelle che ha avuto l'Inter. E poi dicevamo, lì in mezzo della zona Champions c'è il Milan di Pioli. Come... Beh, anche il Milan di Pioli c'è qualche giovane interessante. Forse lanciare prima i vari Traoré, Simic, Jimenez, probabilmente non avrebbero condizionato più di tanto il campionato rispetto ad altri giocatori che sono scesi in campo e che magari ci si aspettava qualcosa in più. Anche il Milan ha la possibilità di lanciare qualche giovane. Tanto la classifica in questo momento dice che è al terzo posto. Per come è stato fatto il mercato, è un fallimento il fatto di essere uscito dalla Champions League, di aver condizionato, almeno sembra, definitivamente il campionato a gennaio. A questo punto forse l'idea del Milan poteva essere anche quella, o sarà quella, di lanciare i giovani come ha fatto un po' la Juventus. Io non so se ci sarà in futuro anche la possibilità per Milan Inter di ragionare sugli Under 23, sulla Next Gen, adesso come si chiama, però tutto sommato io sono più felice di vedere questi ragazzi del Milan, di vedere i giocatori invece anche, dico, strapagati con un ingaggio incredibile che non rendono come dovrebbe. Ecco, questi 39 punti, no, considerando la parte, prima parte dell'anno tormentata, sono un fallimento, Nicola, visto il mercato? 120 milioni? Sì, però è anche vero che hai avuto 30 infortuni e quindi hai dovuto, insomma, hai avuto tante difficoltà. Come sono arrivati gli infortuni, se è colpa tua o no, quello è un altro discorso. Però hai avuto anche tanti infortuni, quindi il Milan riesce a tenersi solido in zona Champions, che è sicuramente un obiettivo importante non solo per il prestigio ma anche per le casse della società. Sì, grazie a quelli dietro, non... Grazie a quelli dietro, certo. La Roma vince una sì, una no, la Lazio adesso è ripresa, c'è la Fiorentina al quarto posto, Bologna. Però
però sei a 39 punti, sei in media con l'anno scorso più o meno. Ecco, quindi la cosa che non mi trovo per niente d'accordo, e lo dico da sempre, è la filosofia del Milan, che il Milan non è una squadra che deve pensare a valorizzare i giovani, perché sei il Milan, non sei il Sassuolo con tutto, o non sei l'Empoli che stanno in Serie A perché valorizzano i giovani e li vendono. Tu sei il Milan, devi avere dei giocatori, dei campioni e devi vincere. Quindi, se in una squadra di campioni metti due o tre giovani, ci sta, come fa la Juventus, che così il giovane cresce bene. Ma se fai solo una squadra di otto giovani con due o tre vecchi che li indirizzano, lo fa il Sassuolo, mi sta benissimo che lo faccia il Sassuolo. Questo. Ma non deve farlo il Milan. No. Non deve farlo il Milan. L'esempio il della Juve, intendevo. Sì, ma la Juventus ha una squadra di giocatori vecchi dentro i quali si inseriscono appunto questi ragazzi cresciuti nella cantera. Ma ci sta averne due o tre, ma assolutamente. Ma non può fare il Milan, fa il discorso opposto. Il Milan ha una squadra tutta, ripeto, anche perché per le contingenze degli infortuni così hanno accelerato l'inserimento di ragazzi che avrebbero sicuramente giocato meno. Nel mentre Terracciano è anche arrivato titolari, al centro, non lo so, medico, però, Ambrosiano, quindi idoneità sportiva per un altro gioco. Ecco, ma voglio dire, almeno un italiano, almeno un ragazzo in più, però il Milan, porca miseria, è il Milan deve far giocare i campioni, il signor Cardinale non può al Milan pensare solo di fare business prendendo i giovani a 10 e vendendoli a 50. Perché diventano dei campioni, e se vuol fare business lo faccia in un altro modo. Se è al Milan deve vincere la Champions, è il suo DNA, deve vincere lo scudetto, non può fare questo percorso affaristico e aziendale che ai tifosi interessa poco. Mi spiace, a me, io questa cosa non mi trovo per niente d'accordo. Cioè, diciamo che il derby d'Italia per lo scudetto, ok, però Milan doveva giocarselo in maniera diversa, cioè non essere lì nel mezzo proprio perché ci sia capitato per demeriti di quelle dopo. Poteva giocarsela diversamente. Sono d'accordo con Nicola, però rispetto 39 punti non sono pochi, cioè, no. Visto l'anno scorso. No, però la media dell'anno scorso vuol dire che il Milan senza penalizzazione della Juventus arriva qui. Nicola, e quindi salita un disputo in più, è arrivato infatti, quarto. No, ma infatti ha già messo meglio il Milan che l'anno scorso, quindi io non per quello che fa ci sta, va bene, però voglio dire, è la filosofia del club che non mi trova d'accordo, è quella che non mi trova d'accordo. Allora, non guardiamo solo a domani, alla partita, alla classifica di oggi. Scusa, io farei il discorso più ampio. La strategia del Milan di voler fare solo un calcio di business non è quella da Milan. Ripeto, lo puoi fare all'Udinese, lo puoi fare al Sassuolo, lo puoi fare all'Empoli, dove è una necessità quasi, una scelta precisa. Non puoi farlo. Devo andare, sì. Dichiarazione di Marotta: siamo la lepre, dobbiamo schivare le fucilate. Inter favorita dagli arbitri, dichiarazioni capziose. Finalmente, insomma, l'Inter ha risposto per questa perla, Luciano, e noi come una lepre fuggiamo via, come diceva. Ne parleremo domani. Grazie Luciano Rindone, Nicola Bimba. Ciao Stefani, ciao Nicola. E a tutti voi che ci avete seguito. Sei anche tu molto capziosa. Buona giornata. Capziosa. Ciao. Ciao, domani.